Linea temporale 0, sono in partenza per la mia prima missione nel passato in cui verificherò l'efficienza della mia nuova tempo mobile, tornando indietro nel tempo per impedire il massacro indiscriminato di poveri uccelli dodo, perpetrato da brutali marinai olandesi. Dunque, coordinate spazio, Oceano Indiano, est del Madagascar, gruppo di isole poste a 11 gradi di latitudine sud. Mauritius. Ok, bene. E ora le coordinate tempo, proviamo con l'anno 1598. Come tutti sanno, la razza del dodo al momento è ridotta a poche decine di esemplari e sembra condannata all'estinzione, ma se avrò successo il presente cambierà. Io solo sarò riparato dagli effetti del cambio temporale, e tornando a questi giorni troverò un mondo che considererà normale che i dodo si contino ancora a migliaia, come una volta. Arrivederci quindi, per il bene della scienza io vado. Mamma mia, eccomi di ritorno. Allora, ci sono riuscito? Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. È possibile il viaggio nel tempo? È possibile muoversi lungo la linea temporale? Beh, con le attuali conoscenze della fisica direi che no, non è affatto possibile. Purtuttavia, per un momento, facciamo finta di vivere in una realtà alternativa nella quale abbiamo la tecnologia attuale, la tecnologia del XXI secolo, non so, abbiamo i cellulari, abbiamo internet, abbiamo il wifi, tutta questa bella roba qua, ma abbiamo anche la possibilità di viaggiare nel tempo, di muoverci appunto lungo la linea temporale. Bene, questo ci provocherebbe subito due grandi interrogativi, due domande sicuramente molto importanti. Che tipologia di apparato potremmo avere per muoverci lungo la linea temporale? E che tipologia di precisione ed efficacia può avere questa tipologia di apparato? Bene, cominciamo dalla prima domanda. Che tipologia di apparato potremmo avere? Secondo me abbiamo tre risposte possibili. Numero uno, potremmo avere una macchina del tempo, così come per esempio il dottor Hermet Brown aveva una fuoriserie, la DeLorean, oppure l'altro dottore c'aveva un TARDIS fuoriserie. Secondo me Zemeckis un pochino si è ispirato. Comunque, scherzi a parte, potremmo avere, appunto, una macchina del tempo, intesa come un apparato in grado di muoversi liberamente lungo la linea temporale, in grado di trasportare delle persone, degli animali, degli oggetti, e far muovere anche quello che sta trasportando lungo la linea temporale. È l'idea sicuramente più semplice di macchina del tempo che abbiamo nei romanzi di fantascienza e non solo. E se volessimo pensare alla giratempo della saga di Harry Potter, la giratempo è uno strumento magico, ma il modo in cui agisce fondamentalmente è quello di una macchina del tempo. La giratempo si muove lungo la linea temporale e trasporta chi è, tra virgolette, al suo interno, chi è attaccato nella catenina, lungo la linea temporale, quindi di fatto stiamo parlando di una macchina del tempo. Questo naturalmente avrebbe l'implicazione che la tecnologia alla base del viaggio nel tempo si muove lungo la linea temporale assieme agli occupanti della macchina, e quindi potrebbe avere le implicazioni positive e negative legate al rischio che venga rubata la tecnologia, eccetera. Però abbiamo l'ipotesi numero due. Potremmo sempre avere, tra molte virgolette, una sorta di macchina del tempo che sia in grado di non muoversi direttamente sulla linea temporale, bensì di aprire un portale su un momento qualsiasi del futuro o del passato, un po' stile Stargate, anche se con la importante differenza che gli Stargate erano delle connessioni tra le varie macchine. In questo caso noi parliamo non di una macchina che, una volta costruita, permette di collegarsi ad altre versioni della macchina nel corso della linea temporale, bensì questa macchina apre, non lo so, sul muro una finestra, un portale. Questo portale, quando viene attraversato dall'altra parte, è un momento qualsiasi del futuro, del passato, un momento qualsiasi lungo la linea temporale, però la tecnologia alla base dell'apertura di questo portale rimane
rimane nel nostro tempo, rimane solo da una parte della linea temporale. Potrebbe ridurre di molto il rischio che la tecnologia cada nelle mani sbagliate. Tra l'altro, è vero il discorso, sì, però le persone sbagliate potrebbero attraversare il portale e acquisire le tecnologie. Ma non è detto che il portale si apra esattamente dove si trova il macchinario. Le tecnologie attuali ci permetterebbero comunque di avere, non lo so, lo spazio dove si crea il portale, che magari è in un edificio in Italia, e la macchina che controlla il funzionamento del portale sta negli Stati Uniti, dentro una montagna, e c'è una connessione, una videoconferenza via internet per la quale è possibile accendere e spegnere il portale. Ci resta infine una tecnologia che rimane completamente nel nostro tempo, che quindi potrebbe anche non essere invertibile, una tecnologia che rimanda un po' all'idea del teletrasporto. Tra parentesi, avevo già parlato delle implicazioni del teletrasporto in un vlog che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, così andate e gli date un'occhiata. Potremmo avere una macchina che, anziché muoversi liberamente lungo la linea spazio-temporale o aprire un portale spazio-temporale, potrebbe limitarsi a permettere di trasportare un oggetto o una persona, limitarsi a effettuare il trasporto lungo la linea temporale. L'idea è quella: la macchina resta nella nostra tecnologia, la macchina resta nella nostra epoca, devo portare il signor X nel 1955, perché vuole vedere come era il passato, per esempio, e questa macchina si limiterà a teletrasportare il signor X nel 1955. Da lì in poi, possibilmente, non è detto poi che ci sia la tecnologia per riprendere questa persona e riportarla indietro, quindi riportarla indietro nel futuro. Ha ragione Douglas Adams: con i viaggi nel tempo il problema sono i tempi verbali. La seconda importante domanda che si ha è appunto riguardante il discorso: portiamo una persona indietro nel 1955, che tipologia di precisione potrebbe avere una macchina del tempo alla luce della nostra tecnologia attuale? Potremmo essere in grado di mandare una persona, non lo so, alle 11.30 del 18 settembre 1976, oppure potrebbe essere una tecnologia che ha un certo range di precisione? Possiamo andare, non lo so, tra il 1936 e il 37, più o meno finiremo in quella fascia, oppure avere un range di precisione che si sbaglia di un centinaio di anni, che comunque diventa poco funzionale per determinate situazioni? Possiamo avere una precisione completamente fuori dal coro, no? Una macchina ci porterà nel passato, potrebbe portarci di 1000 anni del passato come di 10.000 anni nel passato, e non c'è modo di sapere all'inizio dove si andrà a finire. Ci potrebbe essere anche questo livello di precisione, potrebbe essere legato alle quantità di carburante che ci sono a disposizione. Un microgrammo di carburante in più porterebbe indietro di alcune ore, ma già un grammo di carburante in più potrebbe portare indietro di alcune decine di anni, quindi si cerca di essere il più precisi possibile, ma ci sono degli errori legati a vari fattori per i quali il viaggio potrebbe non essere preciso, oppure potrebbe essere di una precisione estrema, un po' al Ritorno al futuro, in cui la precisione ci permetteva di regolare l'orologio al secondo. Ecco quindi le mie due domande per voi. La numero uno è: secondo voi le tecnologie plausibili per il viaggio nel tempo sono quelle che ho analizzato, o ci potrebbe essere qualche altra tecnologia possibile, plausibile, per potersi muovere lungo la linea temporale? Ovviamente il fenomeno naturale, come l'improvvisa curvatura spazio-temporale, non lo voglio considerare, perché stiamo parlando della possibilità di viaggiare nel tempo, di muoversi lungo la linea temporale controllata dall'uomo, la cosa tra virgolette naturale, in questo caso credo che non c'entri. Quindi, parlando di tecnologie costruite dall'uomo, in che modo si potrebbe viaggiare nel tempo? E numero due, che tipologia di precisione potrebbe avere la macchina del tempo? Che tipologia di precisione potrebbe avere la tecnologia per muoversi nel tempo? Potremmo avere una cosa alla Ritorno al futuro, come la DeLorean, in cui è possibile impostare letteralmente il minuto e il secondo al quale vogliamo tornare indietro e trovarci precisamente in quella situazione? Oppure potrebbe avere una precisione molto arrotondata, molto «sì, va bene, torniamo indietro nel 1939, più o meno dovremmo tornare in quell'anno, al massimo arriviamo nel 40 o nel 38, oppure potrebbe essere una cosa veramente del tipo «boh, tirando questa leva si va indietro nel passato, quando molli la leva ci fermiamo, però non sappiamo se ci fermiamo a un anno fa o a 10.000 anni fa».
Non lo so, parliamone! Parliamo anche di quali potrebbero essere le tecnologie che potrebbero permettere il viaggio nel tempo. Apriamo questa discussione e vediamo dove ci porterà in futuro o nel passato. Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly e anche per oggi questo è tutto. Come sempre spero di essere riuscito a intrattenervi e a farvi pensare a un argomento complesso che si muove lungo tutta la linea temporale. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. Tra l'altro, se siete in possesso di una tecnologia per viaggiare nel tempo, potreste sempre tornare all'inizio del video e mettere pollice in alto prima ancora che il video cominci. Vi ricordo, se non l'avete già fatto in passato o in futuro, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che tra l'altro gira voce che aiuti anche a viaggiare meglio nel tempo e riduca gli effetti collaterali del viaggio nel tempo. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!